uno dei cardini, no, del movimento che è stato sottolineato infinite volte è stato quello della trasparenza, no? Eppure proprio di oggi è la notizia che i neoeletti del movimento, i parlamentari, si sono riuniti a porte chiuse, niente televisione, niente giornali, niente radio, niente outsider, niente di niente, porte chiuse e basta. Non è un po' contraddittorio? Ma guarda, io non mi sento di criminalizzare questa scelta, non mi sento di criminalizzarla per questo semplice motivo. Loro sono appena stati eletti, non si conoscono molti tra di loro, Grillo e Casaleggio non conoscono le persone che sono state elette. Io credo che abbiano prima di tutto bisogno di guardarsi in faccia, conoscersi e di farlo in maniera serena, senza avere la telecamera dietro le spalle che al minimo passo falso poi potrebbe eventualmente strumentalizzare in maniera anche negativa, insomma, un eventuale problema. Per cui io credo che sia fondamentale che loro in questo momento abbiano l'opportunità di confrontarsi serenamente, e quindi intendo questo fatto di trovarsi a porte chiuse in questo senso, cioè bisogno di un confronto sereno. Dopodiché è necessario poi condividere quello che è emerso da questo confronto, però non mi sento francamente di criminalizzarlo. È un momento estremamente delicato dove purtroppo io l'ho vissuto sulla mia pelle, con la mia esperienza, la stampa spesso e volentieri si comporta come se fossero degli sciacalli. Io, quando c'è stata tutta la faccenda del talk show Ti uccide, così, mi sono ritrovati i giornalisti davanti a casa, dentro nel giardino di casa, davanti a scuola. Uno ha bisogno di serenità. Nei momenti estremamente delicati serve serenità per fare il punto della situazione, e non la fai se sei assediato comunque dalla stampa o dai giornalisti che cercano comunque di incalzarti in continuazione. Chiaro. Allora. Poi mi rendo conto che i giornalisti vorrebbero essere delle mosche e poter sapere entrare dentro, però qualche volta bisogna che anche loro se ne facciano la ragione. Qualche volta forse è meglio così, diciamo, meglio che non sia così. Sì. Un'altra domanda che ti volevo fare, che mi incuriosiva farti, poi guardando i video, i commenti ai video della tua partecipazione a Ballarò, era che molto diffusa era la credenza, la convinzione tra gli attivisti del movimento che in realtà tutto quello che tu hai fatto perché i tuoi due mandati erano già scaduti e quindi farti vedere un po' in TV e farti conoscere anche dagli altri partiti era un modo per cambiare casacca, fondamentalmente. Che cosa Ma rispondi? io, cioè, sorrido dell'ignoranza del popolo della rete, perché si può solamente sorridere. Io, quando cadde il governo, l'ultimo governo Berlusconi, era novembre-dicembre, già all'epoca dichiarai, proprio per fugare ogni dubbio, perché c'erano molte, come posso dire, c'era molto malumore interno, perché non si erano ancora decisi i meccanismi per le candidature delle politiche, e quindi c'era la paura: ma chi si candida, chi non si candida. Allora io, per tagliare la testa al toro, già all'epoca dichiarai, lo feci pubblicamente, che comunque non mi sarei candidata. Io, fra l'altro, ero stata eletta da poco più di un anno, dico io rimango comunque in comune, sono stata eletta qua e porto avanti il mio mandato all'interno del comune di Bologna. Per cui già tagliai la testa al toro all'epoca. Però evidentemente questa cosa rimase un po' troppo a livello locale, non gli venne data abbastanza enfasi, quindi è passata in sordina. E in realtà, quando io ho partecipato in più di un'occasione alle trasmissioni televisive, l'ho fatto proprio perché dicevo: io, essendo già fuori dai giochi, non dovendomi candidare, non rischio poi di falsare un'eventuale elezione di primarie o comunque per il Parlamento, perché sono fuori dai giochi. Quindi ero consapevole del fatto di essere fuori dai giochi, ho scelto di potermi esporre di più. E l'ho fatto perché ritenevo fondamentale, proprio perché il movimento si avvicinava ad una competizione nazionale, ritenevo fondamentale che l'immagine che venisse data del movimento non fosse solo quella legata a Beppe Grillo che ora nelle piazze, attraversa lo stretto di Messina o scrive sul blog, perché il movimento è questo, ma è anche tutta la parte di attivisti, di consiglieri che sono stati eletti, che lavorano nelle istituzioni. Ed è fondamentale far capire che chi è eletto non è Beppe Grillo, ma sono altre persone come me che nelle istituzioni entrano, lavorano, parlano e si confrontano in maniera civile, si siedono intorno a un tavolo e che non fanno questi atti muscolari così eclatanti, ma sono appunto normali e si occupano di cose normali. E
quindi io in questo senso ho partecipato alle varie trasmissioni, compresa Ballarò. Fra l'altro, Ballarò mi avevano telefonato già diverse volte. Io quella volta ho deciso di partecipare perché si parlava proprio degli enti locali. E si sarebbe parlato della spending review, di come questa sarebbe a cascata, avrebbe influito a cascata sugli enti locali, sull'IMU, che per quanto sia una legge nazionale, una tassa nazionale, comunque viene gestita a livello locale. Erano interessati a conoscere la mia esperienza all'interno del Movimento 5 Stelle e poi diceva avremo in collegamento i ragazzi del Movimento 5 Stelle della Sicilia che ci parleranno del loro exploit in Sicilia. Per cui ho detto perfetto, va bene. Cosa è successo? Che i ragazzi della Sicilia in realtà in collegamento non c'erano. Quindi a quel punto la mia presenza lì è stata interpretata come quelli hanno vinto e va lei, perché non ci sono loro, e cavolo ne so, chiedetelo alla redazione, ai ragazzi della Sicilia che prima dovevano esserci e poi non ci sono, solo che l'ho imparato solo quando sono arrivata là. E a quel punto ho detto, vabbè, sono già qua, non è che prendo e me ne vado, rimango qui e faccio, cioè, quello che ho fatto, cioè parlo delle cose che conosco e che mi competono. Ai ai, questa non la sapevamo, tra l'altro. Questo Ma piccolo infatti, dettaglio non lo sapevamo. questo non è, io ho provato a spiegarlo, ma non è emerso, non è stato minimamente preso in considerazione. Sono stata solo attaccata per la presenza e in realtà anche le persone spesso criticavano perché hai parlato dell'IMU e hai parlato di cose che non ti competono. Ma come dico, è 6 mesi che ne parliamo in consiglio comunale dell'IMU, abbiamo fatto un sacco di interventi. Io pensavo, come possono essere così, mi viene proprio a dire, ignoranti le persone che non sanno che l'IMU comunque è anche di competenza locale, cioè è il comune che decide alla fine l'aliquota che deve fare. E quindi sono rimasta stupita. Ad esempio, io avevo parlato del fatto, avevo espresso una mia opinione, spiegando che era un'opinione personale, che poi in realtà era anche l'opinione di Grillo, perché sul blog l'aveva scritto, che secondo me il fatto che l'ICI fosse stata abolita da Berlusconi era una trovata per la campagna elettorale, era una pura mossa elettorale che era stata sbagliata fare in quel contesto. Le persone mi hanno scritto: non è vero, l'ICI l'ha abolita Prodi. No. Dico, Prodi ha modificato le aliquote, tant'è vero che alcune persone, alcune famiglie più povere non l'andavano più a pagare, ma non vuol dire che l'ha abolita, ha cambiato i meccanismi per il pagamento, quindi le persone a seconda del reddito che avevano pagavano o addirittura non pagavano. Quindi mi sono accorta di una grandissima superficialità e di una grandissima ignoranza nel commentare le cose. E quindi questo, secondo me, ignoranza sulla quale poi in realtà si sono basati tutti quanti. Mi dicevano, perché tu hai parlato della Sicilia senza sapere quello che in realtà in Sicilia potevano fare, riferito alle riduzioni degli stipendi. Dico, no, dico, io ho raccontato, perché la domanda di Floris qual era? Sti qua prenderanno 13.000 euro al mese, com'è possibile che poi una volta dentro si riducano veramente lo stipendio? Ho detto, ma basta guardare l'esperienza delle regioni in cui abbiamo già dei consiglieri, che sono il Piemonte e l'Emilia-Romagna. E ho raccontato in Emilia-Romagna come facevano con questa riduzione dello stipendio. E le persone mi hanno criticato dicendomi, perché in Sicilia possiamo restituire i soldi? Non è vero che dobbiamo fare così. Ma io non ho detto che dovete fare così. Dico, è possibile farlo perché in Emilia-Romagna funziona in questa maniera. Poi ogni regione si adeguerà a seconda del suo statuto, delle sue regole, su come poter fare. Ad esempio, in Emilia-Romagna non era possibile restituire i soldi. Mi hanno detto: no, perché in Sicilia è possibile, dovete informarvi in Emilia-Romagna. Cavolo, 2 anni che sono eletti consiglieri, 2 anni che ci provano, dico, informati si sono informati. Ma per lo stesso motivo, ad esempio, in cui in Sicilia possono versare questi soldi su un fondo per la piccola e media impresa, in Emilia-Romagna non è possibile, perché avrebbe preso come una sorta di, che mettiamola tra virgolette, tangente nei confronti della piccola e media impresa, cioè della serie tu politico dai dei soldi alle imprese. Le imprese cosa a questo punto ti daranno in cambio a te politico una prossima volta che ci saranno le elezioni? Per cui in Emilia Romagna questa cosa gli è stata proprio sconsigliata dai dirigenti della regione ai consiglieri regionali proprio da un punto di vista etico. Già dal punto di vista normativo, che un consigliere faccia una donazione all'ente nell'ente in cui è stata eletta, non si può fare. E poi c'è questa aggravante da un punto di vista etico. Chiaro. Quindi ho provato a spiegarla questa cosa, però purtroppo è un po' complicata da capire e quindi le persone si fermano spesso su un livello molto più superficiale. Faccio un altro paio di domande arrivate sempre dai lettori e poi chiudiamo con le domande finali. Gianni Lazzarini ti chiede:
Tu daresti la fiducia al segretario Bersani del PD dopo aver letto le sue 8 proposte? Ma io sinceramente non vorrei trovarmi al posto di chi dovrebbe decidere se dare la fiducia o meno, sarei molto in difficoltà. Io probabilmente sarei propensa a lavorare su quelle 8 proposte, ma avendo ben chiaro che la fiducia è circoscritta a quelle proposte, se le condivido al 100%, anche perché poi, cioè, prima di dare la fiducia a Bersani su quelle 8 proposte, bisogna prima di tutto capire come quelle 8 proposte il governo del PD pensa poi di attuarle, perché ricordiamoci sempre che ci possono essere delle proposte, delle idee fantastiche, ma che se vengono realizzate male non servono assolutamente a nulla, anzi fanno dei danni. Per cui prima di dare la fiducia bisogna capire esattamente come si intendono sviluppare e mettere in chiaro esattamente tutto quanto. Dopo, allora uno può pensare di dare una fiducia, secondo me. Però, ripeto, è un argomento molto delicato e ridurlo a un sì o un no, secondo me, è svilente, molto svilente. Abramo Castoro ti chiede quanto sei dispiaciuta alla luce dei risultati di non essere sul carro dei vincitori. Non sono assolutamente dispiaciuta, cioè, già il fatto di pensare al carro dei vincitori, se questo è un grillino che lo dice, ha già sbagliato tutto quanto. Nel senso che pensare che ci sia un carro sul quale salire, questo è un ragionamento da partiti, da vecchi partiti, non è un ragionamento da grillino, da movimentista, assolutamente. Io non sono dispiaciuta per me. Io sono dispiaciuta per quello che è successo, perché credevo in un movimento che doveva essere democratico, orizzontale, far partecipare i cittadini, costruire un programma insieme, e questo non è stato fatto, è stato disatteso uno dei principi base del movimento, che era quello della partecipazione. Quindi a me questo dispiace, poi che io sia dentro o sia fuori è ininfluente, è secondario, non credo che proprio sia anche irrilevante, almeno per quanto mi riguarda. Chiaro. Senti, mi ricollego alla domanda che ti ho fatto prima, no? Sulla preparazione degli attivisti. A volte non si tratta soltanto di semplici magre figure relative soltanto alla propria conoscenza, no? Come nel caso della sede del Senato e Palazzo Madama. A volte si dicono delle cose che sono palesemente non vere. E si costruiscono dei ragionamenti su delle affermazioni che non hanno riscontro con la realtà, come per esempio un attivista che diceva che si può benissimo governare anche senza la fiducia e loro lo faranno tranquillamente, citando l'articolo della Costituzione che proprio parla della fiducia, ma che effettivamente non dice questo, no? Quindi mi chiedo, e chiedo a te, quanto tempo ci vorrà prima di arrivare a un livello di preparazione tale da permettere effettivamente di lavorare veramente su quelle che sono le proposte importanti? Perché se questi sono i presupposti, è chiaro che è difficile anche fare delle cose semplici. Allora, dipende innanzitutto dalla presunzione delle persone, nel senso che se uno ha l'umiltà di dire sono ignorante come una capra e mi metto a studiare, magari, voglio dire, in una settimana, un mese, forse almeno un'infarinatura generale, il vecchio libro di educazione civica che aveva a scuola lo può rispolverare, forse riesce ad avere se non altro una preparazione di base. Dipende molto appunto da come uno si dispone in questi termini. Se uno arriva con l'arroganza del so tutto e sono cose poco importanti, allora non imparerà comunque mai niente. Per cui non posso dare dei tempi. Dipende ovviamente dalle persone, ma anche dalla loro, mi viene da dire, intelligenza, dalla loro voglia di darsi da fare. Dipende principalmente da questo. Poi io, francamente, quando sono entrata all'interno dell'istituzione del comune, ci ho messo qualche mese prima di capire esattamente come era tutto girato e come far funzionare le cose. Immagino che il governo, il palazzo del governo sia molto più complicato, per cui io vorrei sperare che, insomma, se fanno i bravi, forse in 6 mesi riescano a capire come far funzionare tutto quanto.